L'effetto che F. Festini con droga e sesso gay, a teatro va in scena l'omicidio Varani, è destinato a far scoppiare un pandemonio lo spettacolo che fare il suo esordio a Roma il 31 ottobre. Il titolo riprende la risposta che Fofo e Prato hanno dato agli inquirenti, l'autore è Giovanni Franci, ho molte cose in comune con gli assassini. Meno. Vedere l'effetto che fa è la risposta che Manuel Fofo e Marco Prato hanno dato agli inquirenti quando gli è stato chiesto come mai avessero torturato e ucciso Luca Varani. L'effetto che fa è anche il titolo dello spettacolo teatrale scritto e diretto dal giovane autore Giovanni Franci, coetaneo dei protagonisti dell'efferato fatto di cronaca, che ricostruisce in parte gli avvenimenti di quel tragico marzo 2016. Con un focus sui sentimenti che questo fatto ha aperto nella sua e nelle nostre coscienze. La pièce andrà in scena dal 31 ottobre all'8 novembre 2017 nel nuovo spazio Off Off Teatre Festival a Roma, direttore artistico Silvano Spada, e vedrà in scena tre attori under 35, Valerio Di Benedetto, Manuel Fofo, Riccardo Pieretti, Luca Varani. E Fabio Vasco, Marco Prato, alle prese con un testo che è destinato a far discutere ancor prima di essere rappresentato, suscitando un acceso dibattito nella comunità gay e non solo. Il fatto. Manuel, un ragazzo di 29 anni. Studente fuori corso di giurisprudenza, eterosessuale, è in macchina con suo padre. Si stanno recando al funerale di un parente nelle Marche. A circa 200 km di distanza da Roma, il padre non può fare a meno di notare che quella mattina, suo figlio, sia particolarmente taciturno, così gli rivolge qualche domanda a riguardo. Manuel, con estrema calma, risponde di essere in quello stato perché ha fatto uso di cocaina e di avere compiuto un omicidio insieme ad un suo amico, aggiungendo che il cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il padre inverte la guida in direzione di Roma, mettendosi immediatamente in contatto con l'avvocato di famiglia. Nell'appartamento di Manuel, al Collatino, periferia est di Roma, i carabinieri trovano il corpo massacrato di un ragazzo di 23 anni, si chiamava Luca, veniva dalla Storta, periferia nord di Roma. Il cadavere di Luca è disteso sul letto, avvolto in un piumone. Manuel ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica come suo complice Marco, un ragazzo di 30 anni, laureato con master all'estero, organizzatore di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida, omosessuale. Marco viene trovato in una camera d'albergo dove ha messo maldestramente in scena un tentativo di suicidio sulla falsa riga di quello di Dalida, con Ciao amore ciao cantata da Dalida a tutto volume come colonna sonora. Manuel e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell'appartamento perché avevano intenzione di fare del male a qualcuno e di aver torturato Luca fino alla morte, sopraggiunta soltanto dopo due ore di sevizie indicibili, semplicemente perché avevano voglia di vedere l'effetto che fa. Gli scenari che emergeranno da questo momento in poi, sono tra i più allucinanti e disturbanti che la cronaca ricordi. L'autore Giovanni Franci racconta il suo percorso. Prima di iniziare a lavorare su questo testo, mi sono fatto alcune domande, mi sono chiesto, cosa ho in comune con Manuel e Marco, ovvero, con i due assassini? Manuel e Marco sono nati e cresciuti a Roma, come me. Fanno parte della mia stessa generazione,
trentenni con sensi di vuoto e vuoti di senso vari ed eventuali. Sono di buona famiglia. Hanno frequentato buone scuole. Hanno ricevuto una buona educazione e una buona istruzione. Sono cresciuti in un ambiente borghese, termine ormai desueto in tutto il vecchio continente tranne che a Roma, più o meno cattolico, democratico, per bene. Insomma, ho decisamente molte cose in comune con loro, così mi sono posto un'altra domanda. Come è stato possibile che tanta buona famiglia, tanta buona educazione, tanta buona istruzione abbiano portato a un risultato tanto abominevole, disastroso, agghiacciante? Domanda tanto retorica, quanto tremendamente chiara, ma non per questo ovvia, è la risposta. Ancora un'altra domanda. Mi sono chiesto, cosa ho provato quando iniziarono ad uscire le prime notizie su questo massacro avvenuto a Roma, di prima mattina, in un appartamento al decimo piano del Collatino? Si parlava di un festino durato tre giorni culminato con l'omicidio di un povero ragazzo chiamato in quell'appartamento da due ragazzi allo scopo di prostituirsi in cambio di soldi e roba. Non ho dovuto fare nessuno sforzo per ricordare il senso di profondo malessere che ho provato in quei momenti. Quello stesso malessere mi ha accompagnato durante tutta la stesura del testo e in qualche modo lo avverto tuttora. Lo sento ancora adesso, forte e chiaro. Da quelle prime notizie, la storia di questo omicidio ha iniziato a riempirsi di particolari sempre più raccapriccianti, di rivelazioni sempre più incredibili e spaventose, trasformandosi in uno sconvolgente, desolante e, almeno per me inedito, viaggio nei meandri più bui dell'animo umano. Una vera e propria discesa negli inferi. Il malessere che ho provato e provo tuttora mi ha quindi ferito indelebilmente, forse proprio perché i protagonisti di questa storia sono così vicini a me, anagraficamente, socialmente e culturalmente parlando.